pomeriggio siamo col professore Vito Teti, calabrese, antropologo, insegna all'Università di Cosenza, ma vive in un paese dei nostri, un paese dove la vita si svolge quotidianamente con i suoi ritmi. L'abbiamo qui per la presentazione dell'ultimo suo lavoro, Maledetto Sud, che appunto ricalca i lavori già intrapresi negli ultimi anni. Cosa ci vuole dire di questo lavoro? Intanto forse risponderei alla prima non domanda, alla presentazione. Sono nato in un piccolo paese come Curinga, diciamo, San Nicola da Crissa, sono cresciuto lì, poi ho studiato a Vibo, poi Roma, ho girato tantissimo e continuo a farlo, però il paese in qualche modo è un punto di riferimento dove torno, dove abito, nello stesso tempo insegno a Cosenza. Dico queste notizie perché anche nel libro affronto queste tematiche del partire e del restare. Io penso che questa nostra sia una società mobile e fluida, ma nello stesso tempo è una società che avrebbe bisogno di radicamento, di punti di riferimento. Ecco, nel luogo dove adesso ci troviamo ci sono delle persone che erano emigrate e sono tornate, hanno creato un bellissimo complesso alberghiero, quindi dare senso al ritorno e dare senso a restare. Maledetto Sud è un libro in cui, come dicevi tu, riprendo alcune questioni, alcuni problemi, alcune tematiche affrontate nel libro precedente, in particolare le immagini, le narrazioni che sono state costruite del Sud. Già nel 1993 avevo pubblicato La razza maledetta, quando con l'esplosione della Lega affiorò in Italia un sentimento antimeridionale, riprendendo, diciamo, i luoghi comuni, gli stereotipi dell'antropologia positivista, il Sud veniva criminalizzato, considerato terra dell'alterità, della lontananza, della mafia, dell'andrangheta, e si parlava addirittura di separazione dal Sud, di frammentazione dell'Italia e così via. Ho ricostruito la nascita di questi stereotipi per dimostrarne l'infondatezza, perché si arrivò a parlare addirittura di inferiorità razziale con, diciamo, ragioni e spiegazioni pseudoscientifiche in cui si cercava di mostrare che addirittura il cervello dei meridionali era diverso da quello dei settentrionali, e tutto questo ha alimentato tutta una serie di stereotipi, di negazioni del Sud, specie dopo l'unificazione nazionale. Ecco, la Lega poi riprende alcune di queste tematiche, di queste questioni risolte della mancata unità d'Italia e così via, e rilancia questa idea del Sud palla al piede del Nord, degli abitanti del Sud oziosi, maledetti, apatici, indifferenti. Io decostruisco tutte queste, diciamo, categorie negative, tutte queste narrazioni che sono frutto di ideologie, di interessi economici, di sguardo razzista, però nello stesso tempo in questo Maledetto Sud cerco di non, come dire, nasconderci, come diceva Pierpaolo Pasolini, come lo struzzo sotto la sabbia, di non dare la colpa sempre agli altri, di capire che certi stereotipi, certe immagini negative qualche volta ce li meritiamo, nel senso che è come se volessimo dare ragione agli altri che ci vedono in maniera negativa. Noi non dobbiamo dare la responsabilità sempre agli altri dei nostri difetti, dei nostri visi, dobbiamo contrastare le immagini negative ma assumerci la responsabilità. Dirci anche che abbiamo sbagliato, che abbiamo devastato il paesaggio, che abbiamo dato un contributo grosso alla criminalità, nel senso che questa è una piaga che in qualche modo condiziona la vita sociale, culturale, economica, il tessuto produttivo della regione e quindi del Sud d'Italia, e allora è inutile autoassolverci ad ogni costo, è bene conoscere i nostri mali, i nostri vizi, per valorizzare le nostre virtù, per poter avere un atteggiamento, assumere un atteggiamento di responsabilità, di convinzione, di consapevolezza,
per fare di questo, che è stato chiamato un paradiso abitato dai diavoli, un paradiso probabilmente senza diavoli, anche se dobbiamo fare i conti con le devastazioni compiute, e credo che il processo, il percorso sarà difficoltoso, sarà complesso, però vedo anche tante buone risposte, tanti esempi positivi, tanta gente che ha voglia di farcela, di resistere, di restare per costruire qualcosa di nuovo. Lei parlava, molto interessante questo approccio, questo il libro, appunto, i racconti che vengono sciorinati nel libro. Quindi c'è praticamente un retaggio anche atavico. Lei parlava, si parlava vagamente anche dell'Ombroso, praticamente, cioè l'Ombroso, i nostri, noi del sud saremmo una razza maledetta, oltre che inferiore, arrivati a un certo punto. Ma tutto questo può portare a rimanere sempre in questa atavica stasi? Ma io penso che ci possa essere un riscatto con le nuove generazioni, se si lasciano alcuni stereotipi radicati. Ovviamente un libro affronta dei problemi e non li risolve, fa delle analisi, e cerca di interrogarsi su alcune questioni. Per esempio quella della maledizione è un tema che ha condizionato molto la percezione che i meridionali hanno avuto di se stessi, nel senso che questa idea che noi saremmo una razza maledetta ha finito con il farci interiorizzare l'idea della maledizione, e quindi dell'impossibilità del cambiamento, e quindi di una sorta di condanna perenne. Questo pregiudizio, che è stato assunto dagli stessi meridionali, ha comportato atteggiamenti di apatia, di lamentosità, questa idea che tutto, come dire, fa schifo e quindi è inutile darsi da fare, che tutti sono uguali e quindi le cose non cambieranno mai, ed è una sorta di rassegnazione. Dobbiamo ribaltare questa idea di maledizione, paradossalmente trasformandola in una sorta di benedizione. Allora io dico, riconoscere gli stereotipi e la forza degli stereotipi per contrastarli, ma nello stesso tempo, come diceva Benedetto Croce, anche capire che spesse volte siamo noi a dare le armi agli altri per inventare queste narrazioni negative sul sud. E poi quello che dicevo prima, responsabilità, persuasione, capire che certo le immagini esterne possono condizionare noi stessi, ma nello stesso tempo siamo noi a dover costruire immagini positive della nostra realtà. E ribaltare il luogo comune che cosa significa? Significa fare delle cose che vadano in direzione opposta alle immagini stereotipate, ai racconti negativi. Per cui se ci dicono che abbiamo devastato il territorio, la risposta non può essere non è vero. La risposta è operare in maniera tale che il territorio venga recuperato, venga risanato, che nasca un'idea e una cultura della bellezza, del rispetto, dell'attenzione per i luoghi. Se gli altri dicono siete tutti indranghetisti, e non è vero, ed è anche calunnioso, però la risposta non può essere non esiste l'andrangheta, la risposta deve essere c'è della gente che vuole vivere in serenità, in tranquillità, rispettando le regole, e non ha nulla a che fare con la criminalità, e questo è il modo migliore per rispondere alle immagini negative e per ribaltare lo stato delle cose. Da questo punto di vista, certo, la scuola diciamo, dovrebbe essere il centro principale di questa opera di trasformazione. Purtroppo sappiamo che la scuola vive una condizione di difficoltà anche a livello nazionale di vario tipo, ma poi ci sarebbe la chiesa, ci sono le comunità, e bisogna creare centri di aggregazioni dove guidare i giovani, lanciare messaggi positivi, fare riscoprire le loro tradizioni, ma non in senso
edulcorato, localistico, ma proprio con consapevolezza. Conoscere la propria storia, dicevo, comporta anche conoscere i lati brutti, no? Del proprio passato, non mitizzarlo nemmeno il passato, ma proiettarsi nel futuro e poi aprirsi al mondo, alla cultura critica, portare più mondo esterno all'interno di questa nostra realtà, ecco, dibattere, parlare, dialogare e poi impegnarsi, credo, nel sociale. Il fare è decisivo rispetto a questo atteggiamento di oziosità, di apatia. Certo, ci vuole un fare secondo modelli etici, secondo una progettualità politica e culturale, avendo in mente un'idea di Calabria e di Mezzogiorno d'Italia diversi da quelli che gli altri ci hanno consegnato e che noi stessi abbiamo finito con non l'accettare. E il discorso è lungo, complesso, e abbiamo visto come si passa molto facilmente da un discorso antropologico ad un discorso sociologico, che poi alla fine si concretizza tutto nel vivere comune, nel vivere la nostra terra e la nostra realtà. Io ringrazio il professore Vito Teti di questa intervista e andremo ad ascoltarlo molto con interesse a questa sua conferenza su questo maledetto Sud, Sì, il suo ultimo libro. sono io a ringraziare te, sono io a ringraziare gli amici e le amiche dell'Associazione Diaconia che organizzano questo bel evento, le persone che ci ospitano in questo bel locale, a salutare tanti amici che sono qui, nomino uno per tutti, Piero Monteleone che è un amico fraterno, secondo me un grande intellettuale che presenterà questa sera il libro con il quale dialogheremo a tutto tondo di alcuni dei problemi che emergono dal libro. Ho un rapporto particolare con Kuringa perché l'ho frequentato da quando ero giovanissimo, conosco decine e decine di persone, lo considero un po' un mio paese e quindi mi piace sempre tornare e mi sento un abitante di questo posto. Sì, noi a proposito di questo volevo ricordare anche ai nostri ascoltatori che il professore Tetti, come accennava prima, ha frequentato l'Università di Roma, dove tantissimi curinghesi in quel periodo, anni 68, proprio gli anni favolosi, diciamo Sì. favolosi perché erano degli anni di grandi rinnovamenti, di grande stimolo. Perché chi voleva andare avanti andava avanti veramente, chi Sì, non voleva andare avanti non andava dei avanti. cognomi, dei nomi, Monteleone, Galati, Cesario, Serrao, Fulcinite e tantissimi altri che fanno parte del mio vissuto. La cosa bella è che eravamo tutti giovani che venivamo dal mondo popolare. I nostri non erano, diciamo, ricchi, benestanti e in noi c'era tutta la fatica, la voglia di farcela. Avevamo grande idealità, a volte anche forse sbagliate, però avevamo una grande passione, una grande idea di fatica, di miglioramento che ci veniva dalla nostra tradizione, dal nostro mondo di origine e forse questo si è perso oggi nelle nuove generazioni che danno un po' per scontato tutto quanto, che non hanno l'idea della conquista, ma no, la colpa non è dei giovani, ma forse è proprio nostra che ha fatto dimenticare che per affermarsi, bisogna faticare, che nulla ti viene dato una volta per sempre, che la vita è difficile e no, non è gratuita la conquista, ma il dono deve essere frutto di un lavoro, di un'applicazione, di un E di lavoro. impegno che nel passato c'era e oggi forse questa società tende a cancellare. Di questo io sono sicuro ne parleremo una prossima volta ampliando magari questo discorso che è molto, molto Grazie. interessante e molto bello. Grazie. Saluto a tutti e buon lavoro. Allora, Grazie. abbiamo la presidente dell'Associazione Laduna di Acquania, l'architetto Francesca Calabrese, che ascoltiamo volentieri su questa bella iniziativa, su questa interessante iniziativa per la presentazione di questo ultimo lavoro sul Maledetto Sud del professore Teti. È un'idea.
vincente, un'idea interessante. Sì, io sono la presidentessa di questa associazione a nome di tutti i soci che abbiamo invitato il professore Vito Teti perché ci è sembrato necessario, lavorando in questo territorio e operando in questi luoghi, anche conoscere nel modo antropologico l'aspetto più itinerante per capire la nostra realtà e per far sì che anche qui in questo piccolo territorio si sviluppa in modo più organizzato, perché ci sono delle realtà che ci fanno bloccare un po' le attività, cercare di capire un pochino un professore letterario come il professore Teti, che grazie al nostro gancio che è stato il professore Monteleone, che conosciamo perché è un socio della nostra associazione, il professore Calvieri, ci ha fatto in modo di conoscerlo, di prima parlando insieme tra noi soci e poi di invitarlo a questa manifestazione. E abbiamo voluto qui in questa location perché ci resta proprio la possibilità di espandere un po' di divulgazione e anche nello stesso tempo cercare gli amici, i conoscenti di avvicinarsi di più a quello che significa il territorio, non soltanto l'aspetto così imponente con le case, con le strutture, ma capire l'uomo attraverso questa conoscenza che abbiamo nel nostro territorio, perché un calabrese doc come lui, essendo anche docente universitario, può spiegarci tutte le tematiche e le problematiche. Per questo abbiamo deciso di invitarlo, di conoscere un pochettino più noi e avvicinarci a questo modo di essere. Grazie la Presidente, adesso vediamo se il professore Monteleone ci vuole rilasciare una breve intervista. Allora, abbiamo adesso il professore Monteleone che appunto, come diceva il professore Teti, è un amico di lunga data. Non diciamo le date, non mettiamo... ma di lunga data, è un'amicizia fraterna, un'amicizia... È nata all'università e quindi è nata anche nel segno della cultura. Il professore Teti è rimasto sempre legato a Coringa proprio per questi amici, per queste persone con le quali ha vissuto. E il professor Monteleone questo pomeriggio presenterà questo nuovo libro del professore Teti, Maledetto Sud. Mi pare una cosa molto bella. Beh, è un'occasione interessante per rivedere un amico intanto, un amico che, come diceva lei, conosco da tanto tempo, siamo stati compagni di scuola, compagni di università, ma con cui ci siamo incontrati anche sul piano culturale, per esempio, quanto per ricordare, ha collaborato con la nostra scuola media ai tempi in cui è nata l'Acqua di Gangà, il volume, i saggi introduttivi del volume sono stati uno un po' molto importante, è stato scritto da lui. Ci siamo poi incontrati anche in altre occasioni. Teti è stato a Coringa 2 anni fa, 3 anni fa nella scuola media, quando abbiamo presentato uno dei libri più affascinanti, almeno per me più affascinanti, Pietre di Pane, ne abbiamo parlato. Quindi sono occasioni molto interessanti. Sia sul piano personale sia sul piano culturale, perché poi i libri di Teti offrono delle sollecitazioni a riflettere sul nostro mondo, anche sui luoghi comuni, ne parleremo questa sera proprio, dei quali siamo vittime e in qualche modo anche siamo responsabili, nel senso che ci lasciamo trascinare anche noi. Per cui sì, mi piace pure il fatto che sia fatta da Conia questa cosa, questa nuova associazione che ha voluto avviare una serie di attività di carattere culturale, oltre a quelle già interessanti che offre sul piano del teatro, per esempio la sagra estiva. È bello che l'abbia voluto, avviare questo nuovo tipo di attività invitando il professore Teti. E per me è un piacere essere qui, è un piacere anche dare la mia collaborazione, il mio modesto contributo agli amici dell'associazione, che sono persone squisite, disponibili, con i quali ci è sempre stato un buon rapporto.
Grazie al professore, adesso ci avviamo alla presentazione di questo libro. Grazie a tutti.